che sulla terra battuta al limite è più facile ottenere laddove il servizio non è. 54 volte a rete McEnroe, 14 volte a rete Connors. Ha dovuto fare due miracoli Connors per ottenere questo punto. Si è inventato una grandissima risposta, eccola qui. Come ha fatto McEnroe a riprenderla questa? Perché è McEnroe. E poi il passante di rovescio, incrociato. 30-15, quando è in una situazione strategica di vantaggio. Di solito sono i giocatori non di rete, non forti a rete, che hanno una buona percentuale di conclusioni a rete, perché ci vanno solo quando sono sicuri. 30 pari comunque. Trova modo di discutere McEnroe, anche in una situazione di punteggio a lui nettamente favorevole. Mi pare che ci sia un bambino in tribuna che gli dà noia. No. Vole vincente di rovescio. Gli era scappata un po' la palla, ma l'aveva giocata con margine di sicurezza, quindi 40-30 è rimasta dentro lo stesso. McEnroe poi intuisce perfettamente dove tirerà la palla contro, perché si attacca a rete in maniera incredibile, proprio a pochi centimetri dalla rete. Qua è difficile se resta fare il pallonetto in questo tipo di superficie. C'è qualcuno che gli dà fastidio. Ladies and gentlemen, please no flash pictures during play. Ah, c'è stato forse il lampo di una macchina fotografica. È la cosa che dà più fastidio ai giocatori quando si gioca soprattutto al chiuso, e il flash delle macchine fotografiche. I giocatori non vogliono rinunciare la possibilità di avere una foto. Game McEnroe. 3-1 McEnroe. McEnroe leads 3-1. Ma non riesco proprio a vedere come la partita possa cambiare direzione. Me lo sto augurando dall'inizio. Il guaio è che non riesce a vederlo nemmeno Connor. No, lo sa, lo sente, ha troppa esperienza, conosce troppo il gioco per non capirlo anche lui. Può solo augurarsi che scenda un attimo McEnroe, ma è difficile. Tutto per McEnroe, che adesso attacca anche la prima di servizio. Beh, già che c'è, la seconda è troppo facile, allora. 0-15. Poi adesso è anche più facile per lui giocare. È stato facile fin dall'inizio, voglio dire, ma con questo punteggio poi gioca sul velluto. Sbaglia finalmente una risposta McEnroe, 15 pari. E ha fatto una faccia disgustata, come se quel punteggio lo stesse subendo lui invece di Connor. Sono tutti sottolineati da un applauso più convinto, più caldo di quelli che sottolineano i punti di McEnroe, ma ho già detto prima, il pubblico è dalla parte del giocatore meno forte. Riduce le distanze, McEnroe è in vantaggio per 3-2 nel... Sbaglia di dritto Connors, 15-0. Thank you, just three.
di Connors. 15 pari. Aspetta che tutti stiano seduti, silenzio. McEnroe era convinto di aver messo a segno un ace, io ho visto fuori la palla, per quanto velocissima, quindi difficile da giudicare. L'ace prima o poi tanto arriva. 30-15, è lunga la risposta di dritto di Jimmy Connors. Davis Man degli Stati Uniti finalmente, visto che Connors quest'anno ha finalmente deciso di giocare la Coppa Davis. Ecco, questa è la notizia per gli avversari degli Stati Uniti in Coppa Davis. Poi in dubbio hanno appena McEnroe con Fleming, che sono sicuramente la miglior coppia. Che geometrie! Connors a tenere nemmeno gli scambi da fondo campo, tanto sicuro è McEnroe. 40-15. Connors ha detto di voler giocare la Coppa Davis quest'anno perché ancora è forse l'unica grossa manifestazione che manca su Albo d'Oro, a parte naturalmente Roland Garros. Beh, col pennello questo rovescio di John McEnroe, in vantaggio per 4-2 nel terzo set. 6-1, 6-2, 4-2. Jimmy Connors disperatamente alla ricerca di un'apertura per entrare in un match difficile, quasi impossibile. Fatto di tutto Connors per tenere in campo questo pallonetto, non ci è riuscito. 0-15. Non si può giocare meglio a tennis. 0-30. Mi piacerebbe spiegare ai telespettatori di Canale 5 perché McEnroe sta vincendo così facilmente, ma non so da dove cominciare, se dal suo servizio, da come risponde, da come gioca a rete. Sono in netta difficoltà. È una delle migliori prestazioni in assoluto che io abbia mai visto. Guarda cosa ha dovuto fare Connors. Ma il bello è che ne fa 2-3 per game e non gli bastano mai. McEnroe deve aver trovato un capello sul campo, si è chinato e l'ha tolto via perché lo disturbava. Sempre la ricerca della perfezione. Matt Purser. Di McEnroe, è lungo sicuramente questo passante di dritto. Connors ha detto qualcosa al giudice di linea, comunque 30 pari.